Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft MC Eternal, Light. Abbiamo un altro volontario per fare compagnia al progetto dell'Astral, che è Blue Luke. E lo mettiamo a fianco a Instanert perché è la stessa riga dell'Astral. E in realtà so che si possono anche aggiungere i dai, giusto? E qui sotto ci mettiamo un blocco di lapis perché è blu. Il piano di oggi riguarda produzione di materiale base, come per esempio redstone, che sto per finire. Ho già collegato l'Ender Chest del miner al controller e ho aggiunto tutto quello che produce, però non è che sia proprio velocissimo e dovrei aggiustarlo un pochino, però direi di andare per la strada della Mystical. Quindi abbiamo Mystical, Immersive e poi faremo dei Garden Closure perché non ho voglia di fare tutti i semi 10-10-10 e secondo me piuttosto che un seme 1-1-1 un Garden Closure è meglio. Quindi direi di fare uno stack di Base Crafting Seed, uno stack di tier 1. Poi upgradiamo al tier 2 e del tier 2 voglio fare il Dye Seed, il Nether Star Seed e il Coal Seed. Poi portiamo al tier 3. Ok, non so per quale motivo, ma i semi non sono in ordine di tier, quindi ce ne sono un po' in mezzo. Però se metto un 2 dovrei vedere tutti quelli di tier 2. Quindi faccio altri Base Seed e in aggiunta agli altri abbiamo quelli di Silicon. Spero che questo vada bene lo stesso. Sì, Aluminum, Copper e Grace of Infinity. Come stavo dicendo, e Grace of Infinity. Del tier 3 abbiamo il Nether Quartz, Glowstone, Tin, Bronze. Lo Zinc non lo abbiamo. Ok, saltiamo lo Zinc. Silver, Lead, Ardite, Electrical Steel, Black Quartz, Mana Steel e certo Quartz. Per quanto riguarda il tier 4 abbiamo il Flux Crystal, che si fa droppando Redstone, Charged, certo Quartz, Nether Quartz. Come stavo dicendo, Charged Certus Quartz, Redstone e Nether Quartz all'interno di una pozza d'acqua ci danno il Flux, quindi possiamo fare il seme, Energetic Alloy, Iron e Enderpearl, Pulsating Iron, ed ecco qua il seme, Dark Steel, Gold più Soul Sand ci dà il Solarium, ed ecco il seme, Cobalt, Lumium, no, ho finito il Signalum, no che non l'ho finito, eccolo qua, Signalum. Il Mithril non so perché è strararo, non so neanche a che cosa serva, ma direi di farmarlo lo stesso. E il Mithril diventa Mana Infused, va benissimo anche lui, ed ecco qua il Mana Infused o Mithril Seed, Limvar, Electrum, Nickel, Steel, Lapis, Redstone ovviamente. Per quanto riguarda il Tier 5 abbiamo lo Star Metal, che in realtà non mi serve più adesso dato che ho quasi concluso tutto con l'Astral. Poi abbiamo la Refined Obsidian, l'Unsteel lo lasciamo da parte per dopo, il Vibrant, l'Enderium. Ora per l'Iridium e il Titanium avevo 2 ore esatti all'interno del sistema, per fortuna. Non ho la più pallida idea di a che cosa ci possono servire, ma direi di farmare anche questi. Quindi Iridium e Titanium. Poi abbiamo il Platinum. L'Uranium devo dire non l'ho capito. È un minerale che si può trovare solo ed esclusivamente nel Binite. E noi lo stiamo ottenendo dal rituale dell'Astral, quindi potremmo utilizzarlo anche senza essere andati nel Binite, ma non saprei per cosa, non ne ho davvero idea. Forse per un reattore, ma non ci serve per adesso, seme lo stesso. Ora, per quanto riguarda l'Endsteel, siamo sotto il mausoleo, andiamo a disturbare un pochino i morti. Se sottoponiamo la Sandstone alla luce dello Starlight, dovrebbe convertirla in Endstone. Ok, mi stavo chiedendo perché ci stesse impiegando così tanto, l'avevo coperto. Ha bisogno dell'accesso al cielo. Almeno credo fosse quello il problema. Oh sì, era quello. Ok, perfetto. Ecco qua l'Endstone, senza andare nell'End. Ossidiana, Endstone, Darksteel. Il Darksteel credo di averlo trovato in dungeon, ma ne ho fatto anche un po'. Gli chiede solo del Pulverized Coal. Ossidiana e Iron non sono mai un problema. Dovrei fare un Alloy Smelter migliore. E ce lo aggiungiamo qua. Ecco qui 4 lingotti di Endsteel e possiamo farci il seme. Ci sono anche i semi di tier 6, però quello di Netherstar possiamo solo che comprarlo e anche se lo comprassimo non ce ne facciamo nulla. A meno che nel Garden Cross non richieda solo il pezzo di dirt. Beh, provare non ci costa nulla. Dovrebbe essere. Aspettate un attimo. Questo è. No, il motivo per cui non ho ancora fatto l'upgrade è perché so che non c'è il range infinito. Cioè esiste, ma. Questa Infinity Booster Card dovrà essere craftata e inserita all'interno del Crafting Terminal perché queste card funzionano da carica e quando finisci la carica smette di funzionare.
Mentre ci sono alcuni pack in cui è abilitato che ne metti una sola e funziona per sempre. In questo pack non c'è questo, quindi devi craftarle ogni volta e non è che sia proprio il massimo. Però con il Creative l'Applied mi tenta molto di più. Cioè, la cosa positiva di questo storage tablet è che è wireless, anche attraverso le dimensioni, però hai Create. L'Applied sarebbe meglio sotto quel punto di vista con un Creative Wireless Crafting Terminal. E richiede l'intero capitolo di introduzione. Ah, beh, interessante, comunque non divaghiamo. Qua ci sono degli altri semi che vogliono altri capitoli completati. Ok, la quest è sulle challenge. E in realtà abbiamo giusto un po' di più di questi soldi. E ci danno delle reward. Come per esempio soldi, che non ci servono. Soldi, soldi. Ancora soldi. E un black market. Che anche questo c'è, possiamo averne infiniti quando vogliamo. E quindi abbiamo anche il Nether Star Seed. Per i Garden Cloche tutto inizia con l'Engineer's Workbench, una plate di steel, l'Engineer's Blueprint, non abbiamo spazio, la mettiamo qui appesa. No, questa è quella sbagliata. Questa dovrebbe essere quella giusta, che ci permette di fare i vacuum tube, perfetto. Quindi abbiamo i nickel plate. Poi in realtà ho notato che queste si possono craftare anche così, quindi abbiamo uno stack di copper plate. Uno stack di copper wire che insieme a del vetro e della redstone dovrebbero darci i vacuum tube e ce ne facciamo tre stack. Poi ci facciamo uno stack di iron mechanical component e dovremmo avere tutto per fare. No, manca il treated wood. Ne ho un po' perché l'avevo rubato da un villaggio, però vorrei anche farlo. No, scherzavo, si può comprare. Ah, che bene, quanto ne compriamo? 1000? 1000 va bene. Oh, questi non sembrano 1000. Quanto treated wood ho comprato? Perché ho 32.000 treated wood? Ah, perché io ne ho comprati. Perché ogni volta che lo compri te ne dà 32. Ok, credo di aver esagerato. In ogni caso, ora abbiamo del treated wood, quindi non ci servirà farlo, e abbiamo un garden cloche. Ok, dovremmo poterne fare un po' di più, 64 e 1. Ora, la situazione del treated wood è un po' esagerata, perché ho riempito questi crediti anche questo. Però direi di lasciarlo così per adesso, probabilmente prima o poi lo sposterò tutto in un drawer. E ci troviamo nella Midnight perché qui voglio fare la produzione di tutte le materie prime per la Mystical Agriculture. Ho fatto un po' di cavi dell'endraio e ho collegato il tutto. Ce ne sono avanzati tre qui, però per il momento così va bene. Volevo spiegare un attimo come funziona il conduit probe dell'endraio. In pratica te configuri un qualsiasi cavo, per esempio questo, su Extract Always Active. Poi facendo Shift Right Click si può andare nella modalità di copia. Faccio Shift Right Click e copio le setting di questo cavo e poi faccio Right Click e le incollo. In questo modo si settano senza dover entrare all'interno dei cavi, che è molto più veloce. E ovviamente lo stesso si può fare per i liquidi. Ho finito di setupare il tutto, ho aggiunto altri due semi, il wood. E l'ossidiana l'avevo già fatto. Qui ci ho messo la produzione di 5 minuti, giusto per avere un'idea. E convertiamo tutte le risorse, a parte l'essenza del Nether, della natura e del Dye Essence, perché vorrò craftare io le cose che possiamo ottenere a mano. Mentre per tutto il resto hanno un solo utilizzo, quindi ho settato dei vari crafter, ci ho messo dei filtri, e ho settato 8 essenze filtrate con 8 recycle. In questo modo vengono tutti inseriti qui dentro e convertiti. Questa Ender chest ha una priorità di meno 1, il che vuol dire che gli item proveranno ad andare prima all'interno del crafter e poi all'interno dell'Ender chest, e in questo modo filtro le varie essenze che non posso dove andare all'interno dei crafter, quindi vanno a finire qui. Non è male come produzione, non è velocissima, ma è passiva e questo è l'importante. Qui sotto ho allargato i drawer in modo tale da comprendere tutte le risorse che vengono prodotte dal setup della Mystical. C'ho una cosa da dire riguardo all'uranium, che ha bisogno di questo conversion upgrade, perché l'uranio prodotto dalla Mystical è diverso da quello che state minando e questa Ender Chest è collegata anche al rituale di Mineralis, quindi ho voluto unire tutto in un unico drawer. Quindi questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. L'immersing engineering l'ho saltata perché potevamo comprare il treated wood. Ora è il momento dell'enderaio. Altra piccola precisazione è che tutti questi drawer hanno almeno un void upgrade e uno storage upgrade di smeraldo. E che ho provato un Nether Star Seed all'interno dei Garden Cloche e non funziona. Ok, tutti i crafting con l'enderaio saranno così, bisognerà sostituire l'iron dall'oistra, no?
Però direi di puntare direttamente a un Enhanced Alloy Smelter, quindi ci facciamo le varie gear. Landsteel ce l'abbiamo pochissimi. Allora, il frame lo possiamo fare molto semplicemente con il seme. Per quanto riguarda l'Enhanced Machine Chassis, abbiamo bisogno dell'Enhanced Dye Blend, che è Grains of Pietralisi, e Organic Black Dye. Organic Black Dye è quel Red Qual che uova, quindi intanto lo mettiamo a fare, mentre questo è Pulsanting Crystal, ne possiamo farne 16, polverizzato o nel Sagmill o nel Manufactory, quindi abbiamo il Simple Machine Chassis e ne facciamo 8, poi abbiamo il Simple Sagmill e questo lo mettiamo a fare un po' di Grains of Pietralisi, perfetto. Qui ha finito di fare l'Organic Black Dye, quindi possiamo fare l'Enhanced Dye Blend, che insieme al Land Steel Chassis ci dà l'Enhanced Machine Chassis e ora dovremmo poterlo fare. Oh, finalmente. Questo non potrà neanche essere collegato da sopra perché ha un mezzo blocco. E adesso ci prendiamo dei capacitor. Questo capacitor è ottimo perché l'Alloy Smelter era a 3.44, mentre l'Octadic Capacitor dell'Enderaio ha un Global Level di 3, quindi questo è migliore per quanto riguarda l'Alloy Smelter. E utilizzerà 212 RF per tick per funzionare. E in realtà, dato che ci sono, direi di fare anche molto più veloce. L'Enhanced Sagmill. Stavo dando un'occhiata all'energia e la mucca è scomparsa, il che è strano. Quindi abbiamo un'altra, quindi pozione di Fire Resistance e pozione di Molten, quello che era. E dovrebbe avercene date due. Sì, bisogna aspettare che crescano. E poi le risostituirò, ma prima faremo due name tag. Le chiameremo Mu e gliele diamo perché non vorrei che sia dispawnata perché non avevo una name tag. Vorrei provare a vedere se riesco a completare l'intero capitolo di Introduction. Akashic Tomb, Bestiary, Lectern, Uovo di Drago. No? Poi dimmi che non gli va bene il colore dello zaffiro. White va bene. Poi avremo l'Ice Dragon Summoning Crystal, una spada di Dragonsteel, dei Rotten Egg. Poi abbiamo del Magical Wood per fare una Boulder Swan e un Magical Boomerang. A quanto pare non ho mai tenuto nell'inventario almeno 5 diamanti. Elevator, Campfire, Stonecutter. Questo addirittura è un semplice checkmark. Un Absorption Radius Upgrade, XP Drain, XP Shower, Escape Rope, Sandwich Station, delle Waystone, Ossidiana, Piccone di Diamante. Piggy Backpack, Aiotto di Stone, delle lanterne, delle Stone Torch, un martello di diamante e un po' di lingotti. Poi tutti i componenti per la Tinker e il Silky Jewel. Aprendo dei market ho completato altre quest ma non so bene quali. Come per esempio l'uovo di un ippogrifo e stavo cercando questo, Manning Moss. Questa è completata. Poi i vari componenti per la Smeltery, Ardite, Cobalt Ore. Poi vuole un secchiello di Manillium. Ed eccolo qua, non so se bisogna. Cioè lo prende? Sì, lo prendo, ok, perfetto. Ora invece vorrei applicare un po' di velocità all'armatura, quindi più 5, più 5 e più 5. Perché per fare il Night Slime voglio andare qui sopra, che ho visto che c'è un'isola di Purple Slime. Nella strada ho anche trovato un po' di Pixie, quindi direi di fare delle torte per vedere se riusciamo a domesticarne una. Villaggio è qui e se per esempio prendiamo lei, facciamo lei click, forse senza l'ombrello. Mi ha rubato. Cosa? Mi ha rubato il Mantle of the Star. Non possiamo più volare, dannazione. Ok, l'abbiamo ripreso. Queste pixie sono molto pericolose. Quindi con questa possiamo catturare le varie pixie. Non ho la più pallida idea perché mi abbia contato di aver tamato una pixie, ma va benissimo anche così. E questo era quello per cui ho fatto tutta questa strada. Purple Slime. Il Night Slime lo avevamo già ottenuto, però ce ne serviranno 16 per completare la quest. Il Pygarion invece è Clay, Blood e Iron. La Clay è la Clay, mentre il Blood è praticamente Rotten Flesh. Quindi abbiamo 16 Night Slime e 16 Pygarion, 8 Efflun. Poi avremo bisogno di un Undying Heart, 2 di Hay Bale e una Jack O'Lantern. E possiamo evocare qualcuno? No, non funziona. Ok, non sembra funzionare troppo bene. Vabbè, la quest l'ha completata. Pozione di Molten Lava. Un Raven Whistle. Adesso abbiamo bisogno di spawnare un po' di loro. Perché dobbiamo ucciderne 32. Peccato che questi siano piranha. Noi invece abbiamo bisogno degli Swarmer, che sono in qualche modo diversi. Ok, loro sono Swarmer. Quindi vediamo se loro contano.
E quest completata. Un villager è deciso di scomparire, di sicuro non l'ho brutalmente ucciso. Sbaglio. Poi c'è da fare un war che diventerà uno Swarmer Launcher. Quindi eccolo qua. Nel Nether ci viene chiesto di uccidere tre salamandri. Forse anche le piccole contano? Sì, anche le piccole contano. Poi di racimolare delle blaze rod, del quarzo, soul sand, molten meat. Poi ho preso un wither skeleton, direi di prendere anche un foxhound. Trovato l'hellhound. Eccolo qua. Wither skeleton uccisi. E adesso è il turno degli hellhound, che si stanno mangiando anche i villager. È completata anche questa. Poi abbiamo una Hidden Light. Poi se metto ore, anci e asterisco mi prende l'Ancient Debris, che è buono. Quindi se veniamo nel Nether e lo piazziamo e gli dico Start, lui dovrebbe trovarli, perfetto. E con questo dovremmo averne abbastanza. Vorrei provare il Zagmin con le Vibrant Alloy Grinding Ball. Forse è meglio rispetto alla duplicazione. Tirati 2, 6, 10. Ok, sì, è meglio. Quindi ne richiede 16 di netherite. E poi una qualsiasi wing, la facciamo di Evil, siamo dei vampiri, siamo cattivi. Questa ci permette di volare per caso? O è solo estetica? Ok, non ci permette di volare. Sì, è solo estetica. Quindi abbiamo delle ali e due mantelli. Poi ci chiede le Wither Skeleton Skull, delle Nether Star, il portal per il Benit. Una Dragon Skull di fuoco ce l'ho, e dovrebbe contarmela per la quest. Poi abbiamo la Dragon Command Staff, Dragon Bow. Un iron chain che diventa sticky. Qui ho rimesso la mucca e credo di aver capito che cosa facciano queste ali. Sì, ti fanno cadere più lentamente e non mi piace, quindi non le metteremo più. Quindi abbiamo 16 dragon meat. Mentre cerco una giungla, direi anche di trovare un paio di serpenti marini. Non so se anche le sirene possono servire, ma le prendiamo lo stesso. Le sirene possono essere catturate. Sì, interessante. E comunque se incontriamo un drago proviamo a buttarlo giù. Dovrebbero avere molta vita. È andato giù quasi subito. Ed ecco un serpente marino. Lo possiamo catturare? Sì. Però non possiamo spawnarlo. Vabbè, tanto vale ucciderlo allora. Quindi ho anche trovato un hippocampus e direi di dargli delle spugne. Esatto, e anche questa è una quest. Poi abbiamo l'Amphitere. E proviamo a salirci sopra. Ok, ora lui spera di farci del danno, ma non ci riuscirà. E adesso possiamo controllarlo. E lo abbiamo addomesticato. Ora ci servono 16 frecce. Ok, aspettate un attimo. Ho appena catturato un Sea Serpent all'interno di una Survival. Cosa? Ha la blacklist all'interno del mob duplicator, ma si può spawnare con l'Ender Eye? Questo è da provare. Ci serve un Soulbinder, quindi Coco Bean, Pulverized Coaled Egg, l'Organic Brown Dye, poi del Solarium in versione polvere, e ci danno 6 Soul Attuned Dye Blend. Che unito al Simple Machine Chassis ci dà un Soul Machine Chassis. E con questo dovremmo poter fare il Soulbinder. Enderman Head manca. Per fortuna che ce l'abbiamo qui. Ne abbiamo parecchie. Ed ecco qua il Soul Binder. In questo lato sto finendo i lati in cui inserire i macchinari. Ne abbiamo uno perfetto per il Soul Binder. E alla fine ho deciso di metterlo qui per terra. Quindi sia Serpent. Un Broken Spooner qualsiasi, per esempio di Cave Spider. Gli do l'esperienza. E ha finito e ci ha dato un Broken Spawner di Sea Serpent. Poi serve persino uno Slice and Slice. Alla fine ci stiamo facendo tutta la progressione dell'Ender Eye praticamente. E gli diamo questo. Poi vuole un'ascia, una Shear, Zombie Redstone, Silicon e Solarium. E ci dà lo Zeta Logic Controller. Poi ci facciamo due di questi e dovremmo essere in grado di fare un Powered Spawner. Che possiamo combinare in un Anvil con il Broken Spawner di Sea Serpent. Se non sbaglio, sia Serpent non distruggono Bokki, quindi non dovrei avere problemi a utilizzarlo. Però, cioè, vuoi dirmi che se lo metto qui e gli do energia? Ok, gli do volontariamente un capacitor non troppo buono, perché non vorrei spawnarne troppi, ma così funzioni. Oh sì che funziona. Bello, bello.
Ok, in realtà sono piuttosto difficili da farmare perché devi trovarli negli oceani e sono anche rari. Così è tutto molto più semplice. Ok, wow, abbiamo ottenuto un sacco di Serpent Scale. E addirittura anche le teste. Come sono le teste? Sono quasi simili a quelli degli epigrifi. Questa cosa è bellissima. Ti farò una farm sicuramente. Però adesso mi interessano solo delle frecce, quindi ne facciamo fino a 16. Esatto. Allora manca poco. Abbiamo una torretta base. Poi la torretta vera e propria e un turret base crank. Poi ci portiamo dietro il digital miner. Portale per il Binit, per il momento lo mettiamo qui. In teoria ci stiamo sopra? No, right click. Ok, ci ha impiegato un pochino perché la grave stava cadendo e ho fatto tragare un po' il tutto. E non possiamo podare in quella dimensione. Ok. Non me l'aspettavo. Ero curioso di sapere che cosa fosse quel liquido, però non è che ci interessi troppo. Ci abbiamo il nostro digital miner, ci abbiamo l'energia. Qui diciamo osmium e thorium e inizia a scavare. Perfetto. Mi sto un po' incuriosito. Se metto qui un cave illuminato, si illumina tutto? Beh, sembrerebbe di sì. Ci sono blocchi? Addirittura? Oh wow. È una miniera di risorse questo Benito, non pensavo. L'osmium lo abbiamo ottenuto almeno per completare la quest, quindi direi di toglierlo e di fare solo il thorium. Così dovrebbe bastare. Abbiamo il piccone con fortuna 3 autosmelt. Abbiamo ottenuto 60 thorium e un po' di osmium. Le evil infuse d'iron ingot ce l'abbiamo, ne servono 32. Per quanto riguarda il demon ingot, mi fanno i lati di netherbrick, si mette la lava e poi si droppa l'oro. Appena bruciato uno stack di oro, come stavo dicendo, si droppa l'oro. Ok, c'è una chance di bruciarlo. E qui abbiamo l'enchanted ingot che avevamo già fatto per gli upgrade. Quindi qui abbiamo del cibo, cioè volevo dire un cartografo che ci darà degli smeraldi. Sto cercando la mappa per la Woodland Mansion. Eccola qua. Woodland Explorer Map. Perfetto. Per capire dove siamo nella mappa, il sopra è il nord, quindi noi adesso stiamo guardando verso l'alto. Dato che siamo nella mappa in alto a sinistra, dobbiamo andare in questa direzione. Nella strada ho trovato lui, direi di ucciderlo perché mi sembra sia una quest da qualche parte. Ok, ci siamo arrivati. Ci è voluto tantissimo tempo, si può vedere dalle X e dalle Z che questo posto era stra lontano. E per fortuna che ho deciso di prendere la mappa perché non l'avrei mai trovato andando senza. In teoria la meccanica vanilla ti trova la più vicina alla tua posizione. Quindi devo cercare un evoker e anche all'interno delle ceste per trovare quell'altro. E anche all'interno delle varie ceste per trovare. Sarebbe stato bello trovarlo qua. Per trovare l'altro totem. Evoker trovato. E grazie allo storage scanner ho trovato anche queste ceste segrete. Il problema è che non sto trovando quel totem. Ho addirittura trovato degli squid. E vicino a casa mia non riesco a trovarli. Cioè sono scomparsi quasi tutti, quindi non ce lo prendiamo. Adesso provo a cercare un po' su dei tempi nel deserto, se riesco a trovarlo. Trovato. Eccolo qua. È stato il primo tempio. Perfetto. Ho anche trovato un ottimo capacitor per il Soulbinder. 4 è davvero tanto. Quindi se adesso spawno un po' di questi villager, ero piuttosto sicuro che droppassero i totem. Non erano loro? Ok, a quanto pare hanno una possibilità. Pensavo che fosse sempre. Petrol Key. Ok, questo è ridicolo. Un Ender Lily, che ce l'ho letteralmente in mano. Bisogna prima uccidere un Ender Dragon. Dato che non avevo nessunissima intenzione di esplorare per andare a cercare il portale per l'End, ho provato a ottenere un Celestial Crystal a Pelotrio che fa spawnare mob passivi durante il giorno e ostili durante la notte e li spawna un po' strani ed è impossibile prevedere che cosa spawnerà. Cercavo degli Shulker per fare un Endrod, tanto che mi sembra l'unico modo all'interno del Witch Oven per ottenere il Pop e The Cholo's Fruit senza andare nell'End, per poi utilizzare un Evil Tear per tirare un portale artificiale, dato che abbiamo l'Endstone dalla Mystical Agriculture, però non ci sono riuscito e non ho trovato altri modi. Ora, come si può vedere dal mio inventario, ho 12 portali dell'End, e questi si possono trovare all'interno dei Black Market, quindi ho aperto molte ceste, e alla fine ho anche buttato via un po', perché il processo stava diventando troppo lento, e sono riuscito a ottenerne 12. Per il portale vanilla i portali devono essere messi con la linea verso il centro, quindi bisogna posizionarli stando all'interno del portale, altrimenti si rischia che poi una volta inserite le Eyes of Ender non si attivi, e così dovrebbe andare bene. Cioè questa linea qua
deve puntare verso l'interno. Ne facciamo 12 e con questo dovremmo averlo attivato. Per provare a uccidere il drago vorrei provare questa Rengan, quindi ci facciamo delle Steel Rod, che in teoria dovrebbe prenderle così, giusto? Faccio right click. Tengo premuto right click. Ok, perfetto. Direi di andare nel land. Nel land spero di poter volare, l'ho dato per scontato. Ok, sì, possiamo volare. Allora, vediamo quanto danno fa all'Ender Dragon. Ah, però. Credo che la vita del drago sia buffata. Se fosse stato solo Vanilla, credo dovrebbe essere già morto. Cioè, questo Shuriken fa comunque 437, più o meno 500 di danno, che è parecchio. Cristalli distrutti. E a suon di Rengan e Shuriken, Ender Dragon distrutto. E finalmente adesso possiamo completare la quest dell'Ender Lily. Ora direi di fare della Nocturnal Powder perché dovremmo andare a caccia di mob piuttosto rari e questa ci aiuterà parecchio. Quindi proviamo a vedere se riusciamo a ottenerlo. Oh, è lui. Vorrei riuscire a prenderlo nella Mob Imprisonment Tool. Ok, preso. Lui è Itaqua. Perfetto. Questo Itaqua è particolare, ha 3500 di vita, ha uno spawning bassissimo e può essere trovato solo nel bioma della taiga. Inoltre ha anche un attacco piuttosto alto, da config file mi sembra che fosse più o meno all'800. Quindi questo coso ci può one-shottare tranquillamente, dubito fortemente che questa armatura possa sopportare un 800 di danno. In ogni caso non possiamo spawnarlo perché ha troppa vita e quindi sarebbe richiesta troppa essenza. E l'unica soluzione è la Sylveal, solo che ho piuttosto paura di spawnarlo perché potrebbe one shotarmi. Ok, quindi abbiamo un altro Powered Spawner. Combiniamo un Broken Spawner con Itaqua, gli diamo l'esperienza e otteniamo il Broken Spawner che poi possiamo combinare nell'Anvil per lo spawner di Itaqua. Ora questo è davvero terribile, quindi direi di metterlo in un posto lontano, tipo qui. Poi direi di fare un Ender Oversea che dovrebbe dare un impulso di redstone quando lo guardo. Quando non lo guardo si spegne e metto questo spawner attiva con il segnale. In questo modo posso guardare questo e quando smetto di guardarlo si disattiva. Quindi gli do un qualsiasi capacitor, un flux point e dovrebbe prendere l'energia. Ora se guardo dovrebbe spawnare col suo ciclo, sì, e se smetto di guardare dovrebbe smettere di spawnare. Uccidiamoli, hanno 3500 di vita. Questo ci ha dato 11 Foul Crystal, che è quello che ci serve per completare il primo capitolo. Dobbiamo tenere abbastanza per fare l'armatura e poi penseremo all'Acid Heart. E ok, per fortuna che ne spawnano, come si può vedere da queste palette infuocate, qua era spawnato un boss e non moriva, quindi l'ho lasciato despawnare. Però dovrei averne ottenuto 41, che dovrebbero essere abbastanza. Manca solo l'Acid Heart, che si ottiene dagli Os Vermis, oppure da delle mummie che spawnano vicino ai templi nel deserto, solo che io non ne ho vista neanche una. Tipo, dovrebbero spawnare qui vicino, ma proprio zero. Quindi, appunterei all'Os Vermis. Nocturnal Powder, e se otteniamo l'uno o l'altro, sono felice lo stesso. Mi tengo comunque a distanza ravvicinata, perché non vorrei che mi one-shotassero anche loro. Non ho controllato quanto attacco e punti vita hanno, ma i mob della Fish and Dead sono tutti buffati a bestia. Ok, trovato. E sarà difficile da catturare. Ok, l'ho preso. E infatti ha 920 di vita, è stato buffato anche questo. Non so se posso spawnarlo qui. In realtà non so neanche se è una buona idea spawnarlo qui. No, bisogna fare un altro spawner. Ora, non so se possa nascondersi sotto ovunque, però direi di provare a spawnarlo qui e poi di prenderlo subito. Ok, ce l'abbiamo qui dentro. Convertiamo lo spawner e poi lo combiniamo con un powered spawner. Faccio la stessa cosa come avevo fatto per gli altri mob. Diamo il capacitor e il flux plug e dovrebbero spawnare. Ora 800 è già più fattibile di 3500. Sì, molto più fattibile. Ok, l'ho ottenuto. Sei Acid Heart. Ok, allora sono andato da config, giusto per curiosità, e
L'Itaqua ha un attack damage di 850, mentre il Boneworm Attack, che non so se sia la palette di slime oppure il suo attacco fisico, non voglio testare il suo attacco fisico, ha un attacco di 130. Quindi sì, sono davvero molto pericolosi e temibili. In ogni caso abbiamo tutto quello che ci serve, quindi ci facciamo la Famine Tunics, Pants, Helmet e Boots. E con questo abbiamo completato questa quest. Sheet's Claw, Dream Catcher. Poi abbiamo bisogno di un Molten Fry Pan per fare un po' di questa Cane Beef. Quindi abbiamo una piccola salamandra. Se proviamo a dargli questo. Esatto, l'abbiamo tamata. E dovrebbe essere il capitolo completato. Questo non c'erano prima. Ok. Quindi, Molten Axe, Azrael Shites, Golden Heart. E poi ci abbiamo War. Capitolo completato. Non lo capisco. E sì, con questo abbiamo finito l'intero capitolo di Introduction. Qui c'è una V che significa fine. Questo episodio è durato tantissimo. Ci vediamo al prossimo e chi si è visto, si è visto.